Io non c'ho parole, cioè a Roma se non sono matti non ce li vogliamo, perché non è la prima volta che ci capita una cosa del genere. Il giocatore attualmente è in prestito alla Sampdoria, ma teoricamente è ancora un giocatore della Roma, soprattutto se poi la Sampdoria non eserciterà il diritto di riscatto, mi pare fissato a circa 13 milioni di euro. Una cosa del genere, mi permetto di dire, che potrebbe far saltare definitivamente un eventuale riscatto della Sampdoria. Ciao, bella a tutti da me. Ai, tra sto ombriaco fragico, me sbatto un frocio in faccia ai muri. Ce ne abbiamo di tutti i colori. Siamo tornati con questo nuovo video, ma prima di continuare, ragazzi, ovviamente la notizia l'ho appresa grazie a OneFootball, la migliore applicazione per seguire il mondo del calcio, che vi invito a scaricare tramite link in descrizione. Poi, se attivate le notifiche, arrivano cose del genere, magari tifate Roma e vi incazzate pure, perché insomma, cerchiamo di ricostruire quella che è la situazione. Sembrerebbe, perché è ancora da confermare, ma insomma, se sono trapelate queste cose, qualcosa di vero sicuramente c'è. Grégoire Defrel si è andato un frocià in faccia a muro. E fino a qua, niente di strano. Dici che se sarà fatto, si sarà fatto male, che è successo? Poi vai a leggere quello che è successo. E giustamente, se tifi Roma, te rode particolarmente il culo. Perché? Sembra che il giocatore sia sfuggito ad un posto di blocco. Il fatto è che non è riuscito a sfuggire al punto di finire in faccia ad un muro quando è stato fermato. No, perché è stato fermato, perché si è fermato lui in faccia al muro, l'auto completamente distrutta. Sembra che a fianco a lui ci fosse anche la ragazza, così ho letto dalle ultime ricostruzioni. Gli hanno fatto l'alcol test, gli hanno trovato il tasso alcolemico non so a quanto, fatto sta che gli hanno ritirato la patente. Se t'hanno ritirato la patente è perché evidentemente il tasso alcolemico stava abbastanza elevato. Ma io dico, ma che cazzo vi manca? C'avete tutto, c'avete i soldi, la figa, c'avete tu, vi manca niente? La sera io non dico che non dovete bere, perché tanto qua è legale, così come in tanti altri paesi del mondo. Potete pure farvelo un bicchierino, ma ve volete dare una regolata, porca mignotta? Ma soprattutto, ma che esempi date ai ragazzi che comunque prendono i calciatori come esempio? Non è assolutamente un buon esempio, è un esempio, tra virgolette, che va a ledere non solo la vostra immagine di calciatore, ma anche la società in cui attualmente state militando. E de rimbalzo, visto che stai in prestito, anche nella tua società madre di appartenenza. Insomma, per non farsi mancare nulla, gli è stato contestato anche un altro reato, quello di omesso controllo del veicolo. Mentre stava a scappare, ha indruppato a destra e manca e ha danneggiato non solo altre auto, ma sembrerebbe anche cartelli strada. Ha fatto un casino di quelli esagerati. Io dico, bisogna innanzitutto la società, in questo caso la Sampdoria, io spero, qualora venissero confermati i fatti in toto, spero che prendano seriamente dei provvedimenti al giocatore. Qua serve una multa, ma soprattutto anche, secondo me, escluderlo almeno dalla prossima partita. Per quanto riguarda la mia squadra del cuore, ed è questo quello che mi ha fatto incazzare, che ormai queste cose succedono sempre ai giocatori nostri, io non l'ho capito, è Bruno Perez, Nainggolan pure, anche se Nainggolan alla fine ha fatto, diciamo che è un po' diverso, te va a schiantacca la macchina, risulti positivo all'alcol test, sfuggi ai controlli, ma i Galeotti, una cosa di quelle esagerate, una cosa assurda, io non ci posso credere, non ci posso credere, almeno fermati. Fatte levare sta cazzo di patente, perché sai che stavi in torto, e quindi ancora peggio, secondo me, la situazione peggiora proprio per questo. Io spero, ripeto, che vengano presi seri provvedimenti e che serva la lezione a tutti gli altri calciatori. Chi non rispetta le regole e il codice etico della società deve andare via. Questo, lo ripeto, potrebbe essere un grosso danno, soprattutto per la Roma, perché dopo questo comportamento, a parte il fatto che sul campo De Frello ultimamente non sta più giocando come ad inizio stagione, con questa aggravante, molto probabilmente la Sampdoria, anzi quasi sicuramente la Sampdoria, non lo riscatterà, quindi il giocatore tornerà a Roma. Chi ci rimette di tutta sta storia? Ovviamente la S Roma, perché poi perdi il posto da titolare, fuori dal campo fai sti casini, la Roma ti ritrova sul groppone e il tuo valore di mercato crolla inesorabilmente. Questo è un danno per la società. Secondo me le società
devono tutelarsi facendo firmare ai giocatori dei contratti che prevedano dei risarcimenti proprio da parte dei giocatori qualora si comportino in questo modo. Mi dispiace dirlo, ma è così. Io capisco che siete ragazzi che vi volete divertire, ma c'è un limite a tutto e soprattutto siete dei personaggi pubblici e dovete dare il buon esempio. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, lasciate un mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, ma secondo voi, sondaggio in alto a destra, la Sampdoria lo riscatterà dopo sta stronzata che ha fatto? Secondo me no, ritorna alla Roma, vale una quindicina di milioni, dimezzi il valore del mercato, non sai a chi piazzarlo e so sempre cazzi nostri, perché alla fine è così. Condividete il video, iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto, scaricate OneFootball dal link in descrizione, la migliore applicazione per tutto il mondo del calcio, e vi do appuntamento a più tardi col pronostico gameplay, ragazzi, di Juventus Atletico Madrid. Molto probabilmente lo pubblico alle 18.35, quindi non mancate, ci vediamo dopo. Ogni giorno ce ne sta una, oh, è incredibile, oh, pure quando non stanno più alla Roma rompono il cazzo.